Thank you.
Ciò che abbiamo appena seguito è Full Circle. Adesso continueremo con un'altra composizione, sempre mia. Il titolo è Coaxial. L'imprinting di questo pezzo a me è venuto da quando ho assistito a un concerto per me bellissimo, quando ho ascoltato dal vivo per la prima volta il maestro Riccardo Del Fra, che reputo uno dei più importanti jazzisti in Europa già da diversi decenni. Allora, dicevo, questo pezzo Coaxial predilige nella sua impostazione un trattamento maggiormente ritmico invece che melodico. È in un tempo dispari e sono presenti diversi cambi di indicazione di tempo, ovviamente. Ha un carattere maggiormente cerebrale rispetto al pezzo precedente che abbiamo eseguito. E mi piace contrapporlo perché secondo me esprime bene un atteggiamento del jazz europeo rispetto a quello americano, che è maggiormente vicino a contaminazioni di tipo elettronico, se vogliamo, anche se ovviamente noi lo seguiremo in acustico. Questo pezzo si intitola Coaxial. Thank you.
pezzo che andremo ad eseguire adesso si intitola Cool School. È un pezzo che fa parte ormai della nostra tradizione come jazz trio già da un anno, quando lo eseguimmo per la prima volta al Festival Sisley Jazz, al contest Sisley Jazz Academy Contest di Aci Reale, nell'ambito del Festival Jazz Yaci and Jazz. È uno dei primi brani composti da me che abbiamo inserito nel nostro repertorio. E anche questo si rifà a una matrice di tipo europeo, soprattutto nelle sonorità molto aperte, nell'uso dei silenzi e nell'uso di segmenti musicali sovrapposti con cambi di tempo. Questo pezzo si intitola Cool School e ve lo seguiremo ora. Commissario, penso che forse ha lasciato il microfono acceso. C'è il rientro, capito? Allora. Thank you.
Questo era Cool School, il brano che abbiamo suonato nel contesto del Sisley Jazz Academy Contest quando abbiamo vinto il primo premio nella edizione del 2019, ossia l'anno scorso. L'ultimo pezzo che andrò ad eseguire è un brano di mia recentissima composizione che si intitola Momenti di trascurabile felicità. La storia di questo brano si intreccia col periodo che abbiamo vissuto tutti quanti e stiamo ancora vivendo per la maggior parte di questa quarantena che ci ha tolto la possibilità di vedere le persone che amiamo e che teniamo care a noi. E in più, diciamo, nel mio caso particolare, la composizione di questo brano si è anche intersecata con un recente lutto che ho avuto all'interno della mia famiglia e che ha sconvolto ulteriormente le abitudini e le vite che uno conduce. Il brano lo eseguirò in piano solo. È un brano che mi piace pensare come una composizione in cui nel pianoforte confluiscono tutti gli strumenti della ritmica, perché nello scrivere questo brano è stata mia cura utilizzare dei pattern ritmici, delle linee di basso per cercare di creare un suono quanto più organico e totalmente pianistico. Ecco spiegata la motivazione per cui suono questo pezzo esclusivamente in piano solo. Questa è la descrizione, il brano si intitola Momenti di trascurabile felicità e leggerezza, scusate. Thank you.
Oliva alla batteria. Sì, voglio aggiungere solo una cosa prima di chiudere tutto. Voglio dedicare questo giorno, questo evento e